Nata a Torino nel 1996 come appuntamento annuale sull'alimentazione italiana, poi diventata biennale, la manifestazione Il Salone del Gusto festeggia i 10 anni di attività e quest'anno come tema ha scelto l'agricoltura familiare, quella che conta ancora oggi 500 milioni di aziende, il 98% del totale, che producono l'80% del cibo mangiato sulla terra. E per 5 giorni Torino e il Piemonte sono nuovamente protagonisti di questa manifestazione. Giulio Bava è il nuovo presidente del Consorzio Tutela Altalanga di OCG, intanto un prodotto nuovo piemontese di eccellenza che raggruppa quante aziende? Sono 15 aziende che producono Altalanga, è un prodotto nuovo come ha detto lei ma che affonda le radici nella tradizione piemontese, perché il metodo classico è uno spumante che è nato in Piemonte 150 anni fa e parte delle aziende che fanno Altalanga sono aziende che hanno più di 100 anni nella tradizione di produrre questo vino. Un prodotto di qualità abbiamo detto piemontese che sta conquistando anche nuovi mercati. Sì, anche se le radici sono in Piemonte dove nasce e in Piemonte vogliamo essere ben diffusi. Il 15% comunque di questa produzione va all'estero, che è motivo d'orgoglio per una produzione così ancora piccola nei numeri ma alta nel pregio. Beppino Celli, il formaggio da 40 anni partendo da Farigliano e il burro suo, agli ultimi formaggi e le ultime novità, formaggi uno stagionato con la frutta che è un qualcosa di particolare. Sì, dato che c'è un'evoluzione continua nella ricerca dei prodotti anche nuovi, seppur tenendo un po' d'occhio diciamo, le basi di partenza della veridicità delle produzioni, ho pensato di fare questo formaggio nel 2011 che era il formaggio dell'unificazione dell'Italia, proprio nell'ambito dell'Unità d'Italia, e ho pensato di prendere della frutta in Sicilia, del latte in centro Italia e al nord, della grappa ovviamente in Langa. Li ho messi assieme, ho fatto questa torta di formaggio che doveva essere prodotta solo giusto per l'anno dell'Unità d'Italia, poi non sono riuscito a smettere. E dunque ancora quella e va un po' in tutto il mondo. Marco Rosso, cooperativa Terra Viva, le ultime novità che presentate qua al Salone del Gusto. Sì, per la seconda volta siamo qui al Salone del Gusto, quest'anno abbiamo diverse novità, innanzitutto portiamo avanti il nostro progetto web www.terraviva.coop dove il consumatore finale può acquistare la nostra carne bovina di razza piemontese e molti prodotti tipici, presentiamo le paste fresche con ripieno di carne di razza bovina piemontese, i prodotti pronti in vasetto sempre a base di carne bovina di razza piemontese, quindi dal ragù al bollito agli spezzatini. E innanzitutto in primis presentiamo la nostra magnifica carne confezionata in particolare con i sistemi più moderni in atmosfera modificata, che può essere proposta al cliente finale sia attraverso il web sia attraverso piccoli punti vendita di quartiere o in particolare su Torino o di Opede Montani, come è da sempre la nostra vocazione. Fattoria Flandino, Villa Falletto in provincia di Cuneo, da quando? Diciamo che l'azienda è un'azienda storica, da generazioni facciamo formaggio, e l'azienda è nata nel 1889 come dice il nome del nostro burro, per il nonno di mio nonno, grazie al nonno di mio nonno, e poi è proseguita negli anni e adesso si sta specializzando più in formaggi a caglio vegetale. Ecco, infatti ho visto dei formaggi particolari, l'ultima novità che avete tirato fuori qual è? Ma l'ultima novità è il Gran Chinara, che si tratta di un formaggio con una lavorazione a formaggio a lunga stagionatura, solo per intenderci tipo il parmigiano reggiano o il grana padano, e qui in questo caso abbiamo appunto il caglio vegetale che è un estratto di fiori di cardo, e con questi fiori di cardo si fa la coagulazione e poi il formaggio ha una sua maturazione molto molto lenta e avviene tutte nei nostri magazzini in provincia di Cuneo, Villa Falletto. Cristina della confetteria Guido Castagna di Giaveno, un prodotto che sta attirando sempre di più. Il cioccolato sta diventando un prodotto di nicchia, un prodotto a cui la gente incomincia a fare un pochino più di attenzione. Noi siamo una piccola realtà artigiana, partiamo dalla fava di cacao per poi arrivare al prodotto finito, dalle nostre tavolette al nostro giuinotto.